Allora Stefano, la mia prima domanda è che cos'è Sportilia e com'è nata l'idea? Allora, Sportilia è un nome, un brand che sta sopra a quattro prodotti diversi. Il primo è il social network, sportilia.com, che permette agli appassionati, gli amatori del calcetto, di trovarsi e giocare proprio partite di calcetto. Permette poi, oltre agli inviti, insomma, di risparmiare soldi, tempo, invece che chiamarsi, utilizzare i social network, anche successivamente alla partita, di votarsi, tirare fuori delle statistiche che poi sono quelle che, diciamo, appassionano molto i giocatori, quelli che alla fine, oltre al social network, vogliono anche tutta quella parte, di statistiche, di suggerimento sulle proprie prestazioni, che è tipica degli sportivi amatoriali. Poi abbiamo Sportilia Rec, che è il nostro sistema innovativo di riprese in alta definizione nei campi sportivi, che permette agli amatoriali, ma non solo, di riprendere la partita. Quindi il giocatore va al campo con la sua pennina USB, la mette dentro, paga o non paga, questo dipende dal gestore del centro sportivo, si riprende l'intera partita, ma non solo, anche a bordo campo uno o più tasti che permettono di staccare i 30 secondi precedenti. Cosa vuol dire? Io segno, faccio una papera, quello che importa, premo il tasto e quindi sulla chiavetta USB ho un file a parte che contiene proprio quell'istante. Quindi io posso prendere il gol, la papera e caricarlo direttamente su YouTube. Non ho bisogno di staccarmi e rivedermi tutta la partita, questo è fondamentale. Questo a livello amatoriale. Se poi sono un allenatore di calcio, quindi a un livello più professionale, posso utilizzare il sistema per rivedere gli allenamenti o le partite. Ma non solo, posso utilizzare, come ci è stato chiesto da alcuni allenatori professionisti, il sistema degli highlight per far rivedere al giocatore, in sede poi di allenamento, in sede di rifinitura, l'errore che ha commesso durante l'allenamento. Come ultima parte abbiamo la categoria di prodotti manager, ovvero Sportiva Manager e Sportiva Fine. Il Sportiva Manager è il nostro gestionale per gli organizzatori di grandi competizioni. A Milano praticamente tutti gli organizzatori di competizioni utilizzano il nostro gestionale, che permette di organizzare tutto il lavoro, quindi gestire la contabilità, gestire le squadre, gestire anche la creazione automatica dei calendari, che un nostro cliente ci metteva 2 settimane per farlo, adesso ci mette 2 ore perché lo fa la macchina, che è un lavoro Bene. tipicamente da macchina. E poi l'ultimo, il neo arrivato, l'abbiamo lanciato la settimana scorsa, che è Sportiva Find. Sportiva Find unisce sportiva.com e Sportiva Manager, cioè permette ai giocatori di calcio di trovare il campo libero e prenotarlo direttamente, ovviamente nella rete dei nostri organizzatori Sportiva Manager. Tra l'altro questo servizio l'abbiamo lanciato in collaborazione con Gazzetta dello Sport in Milano e Lombardia in questa prima fase, come sperimentazione, quindi soltanto la Lombardia, ed è nella colonna destra del sito internet. E questo per quanto riguarda la panoramica sui prodotti. La storia di Sportiva invece parte da molto lontano. Parte nel 2008, io ero a Pisa, ero uno studente di informatica, mi stavo laureando e con un gruppo di amici giocavo a calcetto, ci eravamo un po' stufati, abbiamo deciso di fare questo sito, ma era un sitarello, era una tabella a 4 pagine, insomma, non era nostro interesse fare un social network vero. Eravamo un po' annoiati e l'abbiamo fatto, in 3 giorni l'abbiamo tirato su. Fatto sta che però lanciamo il 5 maggio del 2008 per la precisione. Che però la cosa prese piede, diciamo che piacque, all'interno di una città poi molto informatizzata come Pisa, dove c'è storicamente la prima laurea in informatica d'Italia, molta ingegneria, quindi insomma c'era un terreno fertile magari per questo tipo di cose. Quindi il sito cresce, decidiamo che, visto che piaceva, noi poi all'epoca diciamo non eravamo orientati al business, non avevamo fatto neanche una ricerca di competitor, se c'era qualcuno che lo faceva non eravamo interessati proprio all'argomento. Quindi lo rifacciamo da capo, decidiamo di ripartire con un progetto più serio. Il sito iniziale si chiamava Calcetto Pisano, perché vabbè, era davvero molto locale, quello che poi successivamente studiando si chiamò un MVP, insomma. Rifacciamo questo sito, insomma, Calcetto Italiano, diventa appunto primo a livello nazionale. Il sito comincia ad avere un discreto successo, tanto da piazzarsi come secondo social network tematico in Italia dopo i nostri competitor che erano ovviamente più famosi. E veniamo avvicinati alla fine del 2010, quando insomma noi eravamo lì stavamo cercando di capire se farne un nuovo lavoro. E proprio in quel momento veniamo avvicinati da un gruppo di altri ragazzi che avevano una startup anche loro, erano di Milano, però alle spalle avevano anche un gruppo di investitori. Questi ragazzi avevano fatto poco tempo prima un altro sito internet, si chiamava Dove Giocare, che era il corrispettivo del nostro Sportiva Find, più o meno. Loro avevano alle spalle, avevano conosciuto durante una tappa di Working Capital un gruppo di investitori che invece avevano per la testa e anche dei prototipi quello che poi è diventato Sportiva Rec. Quindi, insomma, un 6-7 mesi di trattative, come tipico purtroppo in Italia per arrivare al funding,
E nel 2011 alla fine decidiamo di partire, quindi creiamo una società con 300.000 euro di funding, ci trasferiamo, la compagine tecnica si trasferisce da Pisa a Milano e quindi in agosto del 2011 io arrivo un po' più tardi perché all'epoca ero ricercatore del CNR, quindi ho iniziato veramente nel gennaio del 2012 e iniziamo questa avventura di Sportilia. Io, siccome ero a capo della compagine tecnica, poi prenderò il posto di CTO, di direttore tecnico della società. Perfetto. Mi potresti raccontare un po' qual è l'esperienza dell'utente che effettivamente usa Sportilia? Ok, allora l'esperienza è molto molto semplice, noi cerchiamo di renderla il più semplice possibile. L'utente si iscrive, abbiamo due tipi di utente, c'è l'organizzatore, che è, diciamo, il nostro utente power, quello che si iscrive perché è stufo di utilizzare il telefono, non si trova bene, insomma, quello che fa, inizia a invitare i propri amici o se non li invita lo farà nella sessione successiva, insomma, crea la sua partita. A questo punto ha la possibilità di selezionare il campo, la data, l'ora, magari con Sportilla Find può vedere se nella sua zona c'è un campo libero per quell'ora, per esempio. Decide alcune piccole opzioni che sono però molto importanti per l'organizzatore. Per esempio, se i voti che si danno sono segreti o sono pubblici, se si può votare anche o no, se la partita è privata, quindi è riservata soltanto ai suoi amici, oppure si può iscrivere chiunque della community, oppure, visto che noi abbiamo le network, i gruppi privati, la partita è aperta a tutta la sua network, quindi può essere una partita privata ma allargata a un gruppo di amici molto più aperto. Infine decide se riservare il posto a qualche suo amico per dargli la priorità di iscrizione. Infine, se proprio vuole, può anche iscrivergli direttamente da Facebook. Oppure se sei invece un utente che è solo, tra virgolette, nel senso un utente casuale, puoi andare sulla lista delle partite e cercare le partite pubbliche, oppure se sei stato invitato, se è una partita che sei stato invitato, e accettare e decidere di giocare. Insomma, arriviamo al giorno della partita, siamo tutti, l'organizzatore può anche diramare le formazioni per cui scendere in campo, il colore delle maglie da portare, insomma, cerchiamo di limitare il più possibile l'uso del telefono, si fa tutto tramite il sito. Si va al campo, si gioca ovviamente, si va a cena dopo, non importa. Comunque, poi si torna a casa a un certo punto. E a quel punto iniziano le votazioni. Per un giorno e mezzo circa hai la possibilità di votare la prestazione dei tuoi amici, dei tuoi compagni di gioco, quindi sia la tua squadra che quella avversaria, sia con un voto numerico, ma anche con quella che è la nostra peculiarità, ovvero gli awards, che sono dei premi speciali, per esempio al miglior gol, alla miglior papera, il difensore, quello che ha corso sempre, insomma, sono 14 in totale. Si lascia poi anche un commento volendo sia alla partita, sia alla struttura, sia al singolo giocatore. Si chiudono quindi le urne dopo un giorno e mezzo e, passata la mezzanotte, si vede la media. Ovviamente ogni giocatore, se è stato votato, riceve una propria media. In particolare riceve una media che noi calcoliamo con un punteggio di affidabilità. Cioè noi cerchiamo, per evitare discussioni, di premiare quei giocatori che votano sempre bene. E ovviamente ostacolare quei giocatori che magari danno 5 agli avversari, abbassano il voto agli altri per essere il migliore della partita. Tutto questo si può fare sia web sia tramite la nostra app iPhone, quindi prendo anche in mobilità. Perfetto. Hai accennato prima al fatto che è possibile attraverso il social network comunque verificare la disponibilità di spazi liberi nell'ora e nel giorno indicati. Quindi avete anche una collaborazione poi sul territorio? Allora, la collaborazione sul territorio deriva dai nostri clienti di fatto, perché il nostro sito internet interroga proprio il nostro stesso software, il nostro Sportilla Manager, quindi i nostri clienti tengono sempre aggiornate le loro disponibilità, quindi in tempo reale sappiamo sempre se il campo è libero, e possono permettere la prenotazione diretta, quindi il giocatore non deve versare i soldi, può prenotare direttamente il campo. L'importante, quello che chiediamo, è la verifica del numero di cellulare, per essere sicuri ovviamente che la persona esista, che non stia facendo degli scherzi. Chiarissimo. Puoi accennarmi proprio rapidamente alla tecnologia che ci sta dietro il tutto? Allora, la tecnologia sono tre tecnologie diverse. Comunque il social network è stato creato, ovviamente sono tutte interne tranne Sportilla Rec. Social network è stato creato da noi, anzi io sono stato architect personale della stesura di entrambi i progetti software, sia Sportilla.com che Sportilla Manager, e sono tutti framework che sono stati realizzati da noi. Noi lavoriamo su piattaforma Linux con PHP e ovviamente
Però il framework lo abbiamo scritto completamente noi perché insoddisfatti. Di fatto, poi quando abbiamo iniziato il progetto all'epoca non c'era tutta questa moda dei social network neanche a livello tecnologico. Mentre per quanto riguarda Sportilia Rec, il software è realizzato parzialmente in outsourcing. Ovviamente utilizziamo tutto materiale industriale di altissima qualità, anche perché ci troviamo di fronte a situazioni estreme. Come va a dire un mio investitore, è molto facile costruire delle tecnologie che saranno pronte nel 2020, molto molto difficile costruire un parchimetro che non si rompa. Chiaro. Mi potresti dire dunque qual è il modello di business di Sportiglia? Cerchiamo di avere molti modelli di business. Per sportilia.com, noi per ora non utilizziamo advertising, anche visto un po' il declino del tipo di modello di business. Preferiamo utilizzare il modello degli eventi. Abbiamo già collaborato l'anno scorso con M&M's e con Nike, quindi diciamo, organizziamo sul territorio degli eventi che sono diretti ai nostri giocatori, oppure eventi più online, per esempio Kappa che è diventato quest'anno per questa stagione il nostro sponsor esclusivo. Quindi offriamo ai nostri giocatori. Per esempio, dei biglietti, abbiamo giocato a San Siro l'anno scorso, abbiamo organizzato i tornei per M&M's e vengono i giocatori della nostra community, quindi noi siamo per i brand portatori di diciamo, clienti di fatto. Sempre su sportiva.com abbiamo il nostro shop di materiale brandizzato, ovviamente in collaborazione con Kappa, che è il nostro sponsor esclusivo. Poi a livello di Sportiva Manager invece noi abbiamo questo gestionale. Che può essere pacchettizzato, può essere un sito internet, può essere soltanto per la gestione del torneo, soltanto per la gestione del centro sportivo, in una versione ad abbonamento più eventuali personalizzazioni. Infine, Sportiva Find è anche lui ad abbonamento, tanto che ha un extra nel caso tu voglia comparire in Gazzetta. Sportiva Rec invece è venduto completamente al centro sportivo, quindi è un prodotto. All inclusive, un pacchetto che viene venduto al centro sportivo che poi decide autonomamente se. Aumentare il campo, non aumentare il campo, affittarlo agli allenatori o semplicemente darlo gratis, perché ormai diciamo, i centri sportivi si fanno la guerra per chi ha la qualità migliore e può essere sempre qualcosa in più, qualcosa in più per i propri clienti invece che l'erba nuova o chissà cosa. Mi potresti dire quali sono i prezzi, i costi, insomma, per chi vuole usufruire del servizio? Allora, per Sportiva Find partiamo da 59 euro al mese per centro sportivo. 99 se si vuole entrare in Gazzetta Milano Lombardia. Sportiglia Manager parte da 99 a salire fino all'acquisto del sito internet che a seconda delle personalizzazioni comunque parte dai 4.900 euro, però questo non è un abbonamento, è ovviamente una vendita. Per invece quanto riguarda Sportiglia Rec dipende dagli sport. Per il tennis, per esempio, quindi una versione a singola telecamera, partiamo da circa 8.000 euro, più o meno poi dipende dall'installazione, dipende dal campo, insomma. Essendo un prodotto fisico, noi siamo sempre costretti a fare un sopralluogo di fatto, insomma, per vedere come è messo il campo. Per quanto riguarda il calcio, invece, abbiamo almeno due telecamere, quindi il prezzo è lievemente maggiore di 1 migliaio di euro. Insomma, si può arrivare fino a quattro telecamere. Ogni aumento di telecamera costa circa 1.000 euro. Insomma, noi facciamo pagare proprio la telecamera. Chiarissimo. Mi potresti dire i numeri, diciamo, raggiunti finora? Allora, sì, abbiamo per sportiva.com circa 90.000 utenti. Mentre per quanto riguarda Sportiva Manager abbiamo in Lombardia una decina di clienti molto grandi, quindi si parla poi di una settantina di centri sportivi circa, mentre in tutta Italia siamo intorno al centinaio, comunque diciamo, il modello chiaramente dopo parte di funding è partito alla metà dell'anno scorso, quindi siamo già abbastanza soddisfatti dei risultati ottenuti. Sportiva Rec invece ne abbiamo 10 installati, di cui uno ha in Piemonte, alla scuola degli allievi della Juventus. Quindi, insomma, è stato un bel investimento. Ultima domanda, quali sono gli obiettivi per i prossimi 6-12 mesi? Perfetto. Allora, ci sono, diciamo, degli obiettivi work in progress. Il primo è che a novembre abbiamo ricevuto un secondo round da un partner industriale di cui purtroppo in questo momento non posso rivelare il nome perché è una società quotata, che comunque diciamo è un partner molto importante e che diciamo, ci dà quella parte che in questo momento ci manca, ovvero quella della visibilità. Spero dovremmo a fine febbraio annunciare tutta l'operazione, sarà abbastanza importante. Questo a livello di sportiva.com. Per quanto riguarda invece Sportiva Rec, siamo, e questa è la prima volta che lo dico, siamo in trattativa con Coverciano, quindi la sede di Arena Nazionale.
È ovviamente una cosa che è work in progress, mettiamola così, però se dovesse uscire, il nostro obiettivo è proprio quello di specializzare Sportiva Rec nei grandi club, perché ci siamo accorti, andando proprio a parlare fisicamente con gli allenatori, anche con lo stesso Renzo Olivieri, presidente dell'AIAC, che questo può essere un gran prodotto, perché l'impiantistica sportiva, lo sport e il calcio in generale sono molto molto indietro a livello tecnologico, e infatti noi abbiamo fatto la nostra missione, quella di portare l'innovazione tecnologica nel mondo dello sport. Perfetto, Stefano, io ti ringrazio veramente moltissimo per il Grazie tempo e la disponibilità. mille. No, capirei. Grazie mille, Maria.